Benvenuti su Notizie in un clic, io sono Loredana per la lettura di alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato oggi e che andremo ancora a pubblicarne nel corso della giornata di oggi, per l'appunto 2 maggio. Letizia Moratti, Terzo Polo, battuta d'arresto può essere volta in positivo. Angiolini, concertone, frecciata al governo, armi di distrazione di massa. Santiago Pena, nuovo il presidente del Paraguay, l'aquila non vedente dalla nascita si laurea in storia con una tesi in Braille. Landini sul lavoro, solo troppe del governo, non è strategia. Patto di sostabilità, le nuove regole dell'Unione Europea e la cosa cambia in Italia per l'estero. Ambiente, foreste al via, le domande per le agevolazioni a sostegno, educazione finanziaria, le banche spunta la tassa sugli extra profitti. Per gli amici animali, suini e elci al tavolo dedicato. E gli eventi, cultura e spettacolo, il volo, tutti per uno, 2 serate evento all'insegna della buona musica con il famoso trio in tutto il mondo. Grazie per essere stati con me, io vi auguro una buona giornata, ma non prima di aver condiviso con voi alcune frasi. Due cose ci servono nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene, ma se le avete tutte e due siete invincibili. Inizia ogni giorno con un pensiero positivo e un cuore grato.